Questo provvedimento è l'emblema di come l'amministrazione del Movimento 5 Stelle e di Patrizio Cinque ha agito in questi anni. Noi siamo favorevoli all'introduzione di aree di soste a pagamento, ma le cose non si realizzano in questa maniera. Un provvedimento così introdotto, che ha molti profili di legittimità perché trasgredisce il codice della strada su più punti, non ci sono aree libere per il parcheggio, sono previsti pochi parcheggi per disabili, per donne incinte. I parcometri non prevedono il pagamento tramite bancomat e tante altre problematiche. È un provvedimento non concertato con i residenti, con i cittadini, con la città. Un pass per poter parcheggiare un'auto costerà ben 180 euro, una cifra incredibile, una cifra neanche paragonabile a quello che viene previsto invece anche a Palermo o in città limitrofe. Quindi un provvedimento ancora una volta imposto con arroganza da parte dell'amministrazione. Pensiamo invece che le cose vadano discusse con i cittadini, vadano discusse con i commercianti, che sono i tuoi principali alleati se vuoi fare funzionare chiaramente alcune regole che riguardano dei tratti stradali limitrofe ai loro negozi, vadano discusse con la città tutta, con le categorie, con i sindacati, con le professioni. E stiamo promuovendo questa raccolta firme per chiedere sostanzialmente due cose: sospendere questo provvedimento illegittimo e rimodularlo tutti insieme, rimodularlo interrogando il Consiglio Comunale, ascoltando la circoscrizione di Aspra, e poi rendere realmente democratico il Consiglio Comunale di giorno 21, dando la parola ai cittadini, cittadini che sempre di meno sono ascoltati da questa amministrazione, che man mano che passa il tempo si è allontanata sempre di più a quelli che sono i bisogni e i meriti della cittadinanza. Da qui dobbiamo ripartire attraverso un'aggregazione civica, un'aggregazione che mette al centro alcuni punti importanti per la nostra città e attorno al quale riunire le energie migliori per dare una nuova speranza ad una città che oggi è certamente martoriata. Noi siamo qua per confrontarci con i cittadini, più che altro per vedere sulla questione, per intervenire sulla questione delle sistre blu, che noi non è che vogliamo toglierle completamente, ma vogliamo rimodularle sia legalmente che anche garantendo, quindi avere un confronto con i cittadini, garantendo giustamente il residente, quindi concedendo ai residenti il pass gratuito e anche regolarizzando per quanto riguarda gli impiegati comunali, e gli impiegati dell'ASL. Quindi vogliamo una rimodulazione di questi parcheggi, non fatti così senza nessun criterio, quindi significa che i residenti sono costretti a pagare una tassa e un'altra tassa al comune di Bagheria senza nessun criterio. Stiamo, come così promesso ai cittadini, realizzando una raccolta firme a sostegno sì delle zone blu, ma per una modifica sostanziale. Purtroppo l'amministrazione ha deciso autonomamente di imporre una tassa ai cittadini. Noi chiediamo una modifica, chiediamo che ai cittadini venga dato un pass residente e che venga modificata anche la tariffazione. Riteniamo che ci siano delle zone della città dove le soste a pagamento possono avere un senso, ma ci sono altre zone dove obiettivamente è un'assurdità imporre la sosta a pagamento. Pensiamo agli operatori economici che ogni giorno si recano al lavoro, pensiamo a quelle attività che al dettaglio, che lavorano con i cittadini, che si fermano per 2-3 minuti davanti al proprio negozio e si trovano costretti a pagare molto spesso un contributo di sosta a pagamento maggiore della spesa che vanno ad effettuare. Proprio per questo stiamo effettuando una raccolta firme. Giorno 21 agosto ci sarà un consiglio comunale da noi richiesto e lì chiederemo all'amministrazione di modificare il tutto. Questa ovviamente non è un'azione contro, ma è un'azione per.